Sandro, sto facendo un vlog, non disturbare. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube, io sono Mirko Rossi e questo è un nuovo vlog. I motivi per il quale siamo venuti a Toronto sono tanti, però il motivo principale è che rispetto ad altre città si trova vicinissimo agli Stati Uniti, quasi al confine direi. Avremmo potuto scegliere Vancouver, però pensare che in mezza giornata di bus potrei arrivare a New York mi ha convinto. Inoltre Toronto è vicinissima ad una delle meraviglie del mondo e mi sto riferendo alle cascate del Niagara. Infatti è possibile raggiungere le cascate del Niagara in bus, treno, macchina in circa 2 ore. Adesso vi spiegherò un po' come siamo andati alle cascate del Niagara utilizzando i mezzi pubblici e inoltre vi darò qualche consiglio che potrebbe esservi utile nel caso doveste andare a visitare le cascate del Niagara nel futuro. Allora, la prima cosa, come ci siamo arrivati? Come ho già detto, abbiamo usato mezzi pubblici. Dal nostro appartamento siamo andati a Union Station, abbiamo preso un treno che va fino a Burlington. A Burlington siamo scesi e abbiamo aspettato per il bus 12 che ci ha portati direttamente alle cascate del Niagara. Tutto questo ci è costato 17 dollari all'andata e 17 dollari al ritorno, 34 dollari, ovvero qualcosa come 25 euro. Che ci sta? Arrivederci, Sandro, basta. Scesi dal bus abbiamo camminato all'incirca una mezz'oretta. Siamo arrivati, bisogna scendere, sono già emozionato perché ve lo faccio vedere. Siamo arrivati in questo paesino che sembra mezzo abbandonato ed è proprio quello che piace a me, paesini abbandonati americani, che siamo in Canada, però sembra di essere negli Stati Uniti. Tutte le strutture abbandonate a me piacciono troppo. Abbiamo raggiunto le cascate del Niagara. Una volta arrivati mi sono chiesto: che posto è questo? Veramente sembrava di essere una piccola Las Vegas lontana da Las Vegas, una specie di paese dei balocchi. E vi spiego perché, anzi, guardate questo video. Ecco, come avete visto, infatti sembra un parco divertimenti e io non me l'aspettavo. Non ho fatto abbastanza ricerche, infatti mi aspettavo di arrivare lì e trovare subito le cascate con non tanto intorno, invece no, mi sono proprio trovato in una città costruita apposta per i turisti. Il posto è molto bello, però mi aspettavo qualcosa di diverso, però diciamo che mi è garbato parecchio, ecco. Le cascate di per sé sono incredibili, sono bellissime. La cosa che mi è piaciuta di più, essendo un grande fan degli Stati Uniti, è che dal lato canadese è possibile vedere gli Stati Uniti. Dal punto in cui si osservano le cascate è possibile vedere il ponte che collega il Canada agli Stati Uniti, ed è possibile attraversarlo anche a piedi ed entrare negli Stati Uniti. Per fare ciò basta che abbiate il visto ESTA, che è facilissimo da ottenere, vi bastano circa 10 minuti online per averlo. La cosa è quasi immediata, costa solo 10 euro, roba del genere, e vale per 2 anni. Abbiamo fatto un po' un giro, abbiamo visitato un museo che era all'intorno, abbiamo visitato i negozi, abbiamo pranzato da Subway giusto perché abbiamo visto quello che c'era da vedere. Poi a un certo punto abbiamo deciso di fare un piccolo tour che ti porta sotto le cascate del Niagara e da lì è possibile vedere l'acqua che cade proprio sopra la tua testa e ti ritrovi in questo tunnel che è stato scavato molto tempo fa. La consiglierei come cosa? Direi di no e vi spiego perché. Allora, l'entrata l'abbiamo pagata su 15 dollari a testa, prezzo scontato perché una sezione era chiusa. Noi ci siamo andati in questo periodo che è bassa stagione ed era pieno, veramente era pieno, la fila non scorreva mai. Diciamo che questa cosa ha rovinato un po' l'esperienza. Dovessi tornare indietro, non lo rifarei e non lo consiglio assolutamente. Se volete farlo, fatelo, sono 14-15 dollari a testa, vedrete qualcosa di un po' diverso. Un altro modo molto comodo per raggiungere le cascate del Niagara sarebbe quello di noleggiare una macchina qua a Toronto. Ci sono compagnie che vi permettono di attraversare il ponte ed entrare negli Stati Uniti e altre compagnie invece no. Quindi assicuratevi prima di prenotare la macchina che la vostra compagnia vi permetta di entrare negli Stati Uniti con la macchina nel caso in cui voi lo vogliate fare, ecco. Comunque è stata un'esperienza bella, sicuramente ci torneremo prima della fine di questi 6 mesi e spero anche di poter fare un vlog
a New York, proprio perché si trova abbastanza vicino e quindi mi piacerebbe farlo. Detto questo, vorrei ringraziarvi per aver guardato il mio video. Mettete un bel mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Sono vicinissimo a 60 iscritti, lo so che sembra un numero piccolo, però per me vuol dire tanto, ecco. Detto questo, vi ringrazio ancora una volta per aver guardato il mio vlog e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!